Iniziamo insieme il viaggio per conoscere i nostri antenati. Il planisfero mostra i luoghi della Terra in cui sono stati scoperti resti fossili antichissimi degli uomini preistorici, di milioni o centinaia o decine di migliaia di anni. La storia delle origini dell'uomo, cioè degli ominidi, inizia in un tempo lontanissimo. Gli scienziati sostengono che l'antenato più antico dell'uomo potrebbe essere vissuto circa 5 milioni di anni fa. In seguito si sono sviluppate diverse specie di ominidi. La mappa ti aiuterà a conoscerle. L'uomo e lo scimpanzé discendono dallo stesso antenato vissuto 5 milioni di anni fa. Mentre lo scimpanzé è rimasto uguale, l'uomo è cambiato, cioè si è evoluto. Per rappresentare l'evoluzione, gli scienziati usano l'immagine di un cespuglio con tanti rami. I rami che si sono fermati rappresentano gli ominidi scomparsi. I rami che si sono sviluppati e modificati rappresentano l'evoluzione. L'Homo sapiens è la specie di ominide cui appartengono gli uomini di oggi. Vediamo ora dove tutto è cominciato. La carta geostorica ti mostra più da vicino dove è iniziata la storia dell'uomo, l'Africa, dove sono stati scoperti i resti fossili dei primi ominidi. La maggior parte dei siti dei ritrovamenti si trova nella parte est. La freccia ve lo indica. Qui, circa 15 milioni di anni fa, a causa di fortissimi terremoti, si è formata una lunghissima spaccatura del continente africano, chiamata Rift Valley, che ha modificato il territorio. Tutte le zone della parte est del continente africano si sono abbassate e le foreste sono scomparse per lasciare posto alla savana. Questo è un ambiente in cui piove poco durante l'anno, fa molto caldo di giorno, ci sono pochi alberi e crescono soprattutto cespugli ed erba. Ecco un'immagine della Rift Valley, quella profonda spaccatura nel terreno. In questo ambiente così poco ospitale si sono sviluppati gli australopitechi, le scimmie del sud.